Benvenuti, bentrovati, benvenuti in questo nuovo appuntamento con Kirby's Return to Dreamland Deluxe. Siamo nel deserto d'Attero, la scorsa volta ho visitato il parco Magolandia, ho fatto un paio di minigiochi e completato il livello 1 di deserto d'Attero, mentre oggi voglio completare tutto il livello, tutto il mondo e sconfiggere ovviamente anche il boss e recuperare una parte dell'astronave. Vediamo cosa ci attende in questo secondo livello. Oh, eccolo, lui sì, mi piace. Kirby sonno, oddio, in realtà non è proprio l'abilità migliore secondo me per Kirby, però era da provare. Che fai, non la provi? Finito. Purtroppo è così. Ah, è vero, possiamo anche sparare in acqua, giusto? Yes. Attenzione. Però ci siamo trasformati in Kirby acqua. Wow, bello Kirby acqua, mamma mia. Inarrestabile quando fa così. Oh, attenzione, eh. E questo? Ah, è tipo il nemico di Super Mario. Di cui non ricordo il nome perché, se lo ricordassi sarei troppo bravo come youtuber, no? Allora, potrei andare anche più calmo in acqua, ma... No, non ce n'è bisogno. Vorrei evitare anche di andare troppo indietro per evitare di far rispawnare nemici. Che non è mai una cosa buona. Ah, ma qui c'è un segreto. Ah. Oh, un biglietto per il parco. Non che mi servisse da recuperare energia, ma comunque. Tanto che c'era, mangiamolo, no? Guarda, se c'era un modo per prenderlo, io ce l'ho fatta. Pensavo di poter saltare in alto, invece ho sbattuto contro il soffitto del muro, ma non importa. Ah, Kirby roccia, ok. O pietra, dipende da come l'hanno localizzato. Vabbè, sì, prendiamo prima di prendere altri danni, dai. Kirby pietra. Eccolo! Bello! Opla, ecco, torniamo normali. Non c'è qua dentro nessun ingranaggio? Che strano. Me l'aspettavo. Peccato. Pensavo ci fosse, invece no. Aspetta che un attimino, ecco qua, preciso. Oh yes. Let's go. Ah, no, amico. Ah, qua c'è il martello? No, basta anche così. Buono. In effetti sì, sarebbe stato strano se ci fosse voluto per forza il martello. Ah. Eccolo! Wow, per un pelo. Certo, se avessi l'abilità martello sarei stato molto più veloce perché devo evitare di perdere tempo a ritrasformarmi. Ah, è vero, posso farlo anche mentre sono in scivolata. Non ci ho pensato, vedi? Ah, oi! Che fortuna! Mi sono fermato non so come. Non ho idea di come ho fatto, ma ce l'ho fatta. Ottimo! Allora... Ah, questi sputano la lavetta. Ecco, sì, anche in acqua sputano lava, perché mai sia che non possano farlo. Ottimo! Allora, senti, io so che non ti piaccio, però... Oh, guarda, eccolo qua, vedi? Oh, sciottato. Ah, questo posto così facile, qui l'hanno messo questo segreto? Babà. Bene. Buono. Taglio, Pensi che possa servirmi il taglio? Può essere. Però perché abbiamo anche la possibilità di andare sott'acqua? Ah, per questo, certo. Ottimo. Tanti segreti. Molto, mi fa molto piacere comunque vedere tutti quanti questi posticini così.
Eh sì, ti aspetteresti, eh? Io non ce la faccio, invece. Ah, fregato. Secondo, recuperato. Vediamo un po' un attimino. Ah. Ok. Vabbè, questo non volevo farlo, ma... Ah, eh sì, contro di lui sì, ci voleva. Mi sembra di aver fatto tutto, no? A questo punto. Dato che quello era il secondo frammento, penso che posso tranquillamente andare. In genere dovrebbe saltarteli se non li prendi tutti quanti in fila. Quindi ci sta. Ah, aspetta, qui c'è la leva. Ah, sto potere però alla lunga potrebbe diventare fastidioso. È stato utile fino ad ora, però... Oioi. Allora, non ho ben chiaro a cosa servono ste statue. Ok. Ad aggiungere un po' di difficoltà, va bene. Ah, hai capito. Bene. Vediamo un po' che facciamo con sfera magica, a parte fare un caos incredibile. Ah! Wow! Ok, ora mi sento molto meglio. So che alcuni di voi non gradiranno che io non raccolgo proprio tutte quante le stelline, ma... Va bene lo stesso, dai. Ok. Ma? Ah, ecco, mancava questo. Ok, mi sembrava strano. Biglietto, ovviamente, recuperato. Ok, distruggiamo tutto anche qui. Eccolo qua, perfetto. Lo squarcio si è aperto e possiamo andare dentro. Ma prima recupero un po' di stelline. Che comunque alla fine danno un livello, una vita in più quando arrivi a 100. Allora, anche qui ovviamente il muro che ci insegue. Andiamo avanti più veloce che possiamo. No, Kirby, però non così. Non così assolutamente. Così proprio no. Eccolo. No, 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 no. Dai, dai. Kirby, non me lo fare, Kirby, non mi crepare proprio qui ora. Ok, ci siamo. Quante volte ci ho perso in quel punto? Accidenti a me. Allora abbiamo, grazie, la frusta e l'ombrello, il parasole, non ombrello. Scelgo la frusta. Mi piace di più la frusta. Chi abbiamo qui? Ah, Phoenix, certo. Sì, lo so che prendo danno, ma non importa. Torna ora? Non torna? Eccolo qui. Dai, dai. Eh sì, amico mio, sapevo che tanto andavi lì. Ah, a centro. Ah, quanto è veloce ora. E sei andato. Allora, ci ho perso un botto di volte perché continuavo a perdere sempre nello stesso punto e nella stessa maniera. Ovvero, aspiravo a mezz'aria e quindi perdevo di continuo. Proprio quando stavo dicendo, vado a perdere nel momento in cui dico fare 100 stelline dà una vita in più, quindi può essere buono. Eh già, lo è proprio. Ma comunque livello completato.
Le 20 sfere di energia che hai raccolto hanno attivato la porta della sfida della sabbia per il giocatore singolo. Andiamo quindi a fare il livello 3. Amico, senti, mai posso togliermela sta maschera definitivamente? Ecco, ah, perché abbiamo anche altre maschere. Oh, Wispy Woods mi piace, dai. Facciamo Wispy Woods. Siamo ancora Kirby Frusta per ovvi motivi. Certo, se non prendevo danno. Non ero io. Oi oi, c'è anche Kirby Pietra. Vai via Pietra, quanto è resistente. Ah, però poteva essere utile, eh. O forse no. Con l'attacco in basso si distrugge tutto. Ah, ecco, qui poteva tornare utile. Ah no, aspetta, invece no, c'è questo. Oddio, che è quello, mo? Bene, one up conquistato. Allora, aspetta, io quello devo assolutamente aspirarlo. E non succede niente. Va bene, abilità persa, allora. Forse no. Invece sì, proprio all'ultimo, eh. Vabbè, diventiamo Kirby Raggio. Va bene, uguale. E qui che abbiamo, invece? Oh, biglietto. Nice. Oi. Via tu. Andiamo. Aha, scegli un percorso qui, eh. Ho scelto quello sbagliato, ovviamente. Allora, qui c'è la stellina, quindi mi indica la direzione migliore. Sì. Ma non me l'ha preso? Ma scusa, ma non me l'ha preso? Ci sono passato sopra. Ma dai. Pensavo me l'avesse preso, invece no. Ah, che sola. Ma scusa, qui c'è... Ok, due stelline. Oh cielo, chi è questo ora? Chi è quello? Il brutto signore. Nessun segreto per ora. Ma dai, ma scusami. Ah, meglio che non parlo, va. Oh cielo. Allora. Eccoci qua, dai. Ah, santo cielo. Ma guarda, io lo prendo proprio per sfregio, lo prendo, eh. Per fare quasi un dis... No, aspetta. Oh, Kirby Tornado. Allora, se non sbaglio, Kirby Tornado è una delle abilità OP, da quello che mi ricordo. E probabilmente mi ricordo male. Ah, qua nessun segreto? Va bene, ci sta che non ci sia nessun segreto. Allora, senti, no, facciamo a capirci. Com'è possibile? Com'è possibile? Però devo togliermela ora. Giusto? Ah, no. No, allora, senti, devo stare attento. Devo stare molto attento. Allora, qua me... ma... guarda. Eccolo qua. E va bene. È vero che dovevo stare anche più attento io, ma comunque. No, no, fermati. Fermati qua, buono. Ok. Qua c'è altro? No, bene. Oh, qualche snack, cosa molto gradita. Il problema è che non so come fermarmi con sta abilità. Dici, premi B? Sì, ma wow. Ti frega. Ti frega un bel po', eh. Mamma mia, ragazzi, oggi proprio... No, vabbè, cos'era quello? Oh, aspetta. Proviamolo. Risalto. Ma dai, bellissimo. Oh cielo, posso anche dirigerlo.
Che bello. E qua cosa c'è? Eh beh, signori miei. Posso anche rifarlo. Wow. Che bello. Ma questo cosa mi insegue quello? Ma scusa, dove si presenta? Tatino, ci hai provato a fregarmi, eh? Allora, qua mi dice fuoco o... io andrei col fuoco. La trombetta da stadio. Allora, la trombetta da stadio... Devo capire questa cos'è perché... Ah, ok. Ah, la lancio un numero di volte. Probabilmente andava bene anche contro i nemici. Volevo farlo quando ho capito troppo tardi quello che poteva essere. Che abbiamo? Redu, ok. Ok, si è fatto male? No? Ah, me l'aspettavo però, eh. Immagino che mi servirà Kirby Raggio, giusto? Se me l'hanno messo, potrebbe servire. Donkey Kong. Eh sì, serviva, guarda un po'. Ecco, ora il 1-Up l'ha preso. Prima davvero pensavo di averlo preso, ma niente da fare. Non è andata come speravo. Eccoci qui. Oddio, chissà se Kirby Lama riusciva a prendere la bomba, ma non credo. Eh sì, però mi sa che non è quella giusta questa. E invece sì! Let's go! Let's go! Ma poggers! Amici miei, è andata benissimo! Ah! Oddio! Ma questa è la frusta, se non sbaglio. Così, mi è apparso un nemico nuovo e invece non era. Abbiamo fatto! Che bello! Bellino sto livello, eh! Accipicchia! Ecco il livello 4 e poi ci aspetta il boss. Oddio, quanti ingranaggi qui. Ah, devo stare attento a proteggere la chiave. Ma vai quel paese. Vabbè, se n'è andato almeno. Però senti, amico mio, fai un po' una cosa. Fatti un viaggetto nella mia bocca. No, eh. Oddio, Bombi Junior. Diamo la granata. Aspetta un po', allora. Vendetta, voglio soddisfazione. Ecco qua. Ah, scusami. La volta è più che sufficiente. Ah. Come gliela lanciata? Come una palla da bocce. Ah no, quasi va nell'oblio, quindi non ci tengo. Questo mi ricorda molto dentro la piramide di... Oh, quello è cattivo. Di Super Mario 64. Ah, ci sono da vicino, eh. No, questo va così. Eccolo qua, perfetto. Entriamo. No, aspetta. Ah, al pelo! Al pelo!
No, ti riapro per sfregio. Rimarrei in quel loop eterno. Non cadrà mai. Poi. Ah, ma sono pure più veloce, posso andare così. Eh certo. E qui si casca. Sì, si casca. Ma ti vuoi andare tu? Oddio, oddio. Scappa, scappa. Visto che non l'ho preso, scappiamo. Oh cielo. Amico mio, però. Ah. Qui c'è un nemico qui, l'ho visto. Sì. Quindi preferisco andare dove stavo andando. Ok, calma, calma. Quello è pericoloso, eh. Diciamo che non mi ha visto. Eccolo qua. Bene. Meno male. Non so se la se la candela la lascio si esaurisce tipo. Ma penso di sì, forse. Vabbè, qua è finita comunque, non serve più. Allora, ah, già la bomba, già ce l'ho. No, aspetta, però questo è il raggio. Niente, allora andiamo col raggio. Vediamo un po' che succede ora. Ah, però certo, la lama è quella a distanza. Galboros d'acqua. Oddio. Ah, va bene. Eccolo qua, è andato. Ci muoviamo e prendiamolo. Gnammete. Ma perché? Io, se c'è modo di farmi male, lo trovo. Sono bravissimo in questo. Assumetemi se cercate i modi per evitare di far infortunare i vostri figli, i vostri lavoratori, se avete dei dipendenti. Chiamatemi, che se c'è modo di farsi male, io lo trovo, eh. Ah, ci picchia. Bella non è così, però, eh. Wow. Ok, qui non c'è pericolo, mi pare. Oh, oh cavoli. Sono invisibile, tipo. Che forza. Ah, passo attraverso le cose, invece. Cioè, solo attraverso solo alcune cose, però. Cavoli, che bello. Eh beh, ma ci potevo venire qui nel caso non avessi avuto quel cristallo, non mi sembra, quindi... Allora, ah sì, posso tornare fuori anche volendo col cristallo. Ah no, si è rotto. Oh, peccato. No, allora, aspetta. Qui proprio ho sbagliato io, perché non volevo premere il tasto, ma per sbaglio l'ho premuto. Per scivolare. Vabbè, che poi sì, sbaglio sempre io lo stesso. Non è che sbaglia qualcun altro, perché so io che sto giocando. Ma dai! Ragazzi, ve l'ho detto, è un dono. Che poi è bello perché il nemico arriva tutto spavaldo, invece no. Basta un piccolo assorbimento e via. Vai giù. Che bello questo. Mega spada è bellissimo. Potere più bello per ora.
Che poi cambia arma da taglio ogni volta. Grande. Un biglietto, nice. Ah, vai sopra. Attenzione, eh. Si è aperto un po' tardino. Bene, quindi qui ci sono gli ultimi due oggetti da... Oh, cavoli. Ah, mi ha fatto lo scherzone, eh. Ah, ci picchia. Furbo stavolta è stato, eh. Ma, vabbè, pensavo di avercela fatta, invece no. Ok, buono. Ottimo. Meglio di quanto mi aspettassi, a dire il vero. Dai. Ah, meno male. Ok, qui c'è il nemico. Che fa ora? Che voleva fare? Amico mio. E ci siamo. Ah no, poi devo scendere ancora. Eccoci qui. Dai, prendiamo un bel posto. Uno. Eccolo. Lo sento, lo sento, lo sento. Niente da fare. Le 25 sfere di energia che hai raccolto hanno sbloccato il minigioco Blaster Esplosivi. Provalo con gli amici. Ad avercene. Allora, andiamo a fare il boss. Vediamo che armi ci propone. Armi, non è bello chiamarle armi. Potenziamenti, ecco. Frusta, mare, salto e sabbia. Allora, il salto è molto carino. Potrebbe rivelarsi comunque una sfida... efficace con il salto, ma andiamo con la sabbia, dai. Non lo so. Oh. Mr. Turbantic. Ah. Aspetta che mi faccio un po' di turbosabbia, eh. Vabbè, è normale che caschi dove appoggio io, no? È andato. Neanche il tempo di capire che faccia avesse. Yeah.
Ce l'hai fatta, Kirby! La mia astrobarca di nuovo la sua ala destra! Quando troveremo tutte le parti, l'astrobarca potrà volare di nuovo! E sarà in grado di portarti sul mio pianeta! Sai, io provengo da un pianeta lontano. Si trova dall'altra parte di un tunnel dimensionale collegato al tuo pianeta. È davvero lontano, ma con la lore ci si può arrivare in un baleno, appena sarà completa. Spero che accetterà la mia generosa offerta. Ma e se Magolor fosse in realtà cattivo? Ci porta sul suo pianeta e poi ci dice: ah, ora ti faccio vedere io chi è che comanda, la vera faccia del male! E invece ne facciamo ciao. Ma comunque, per questo video è tutto. Vi ringrazio per averlo seguito nel prossimo Mondo 3. E... perché non farlo tutto il Mondo 3? Poi magari nell'altro episodio ci dedichiamo a dei minigiochi. Che non lo so, mi sconfinferà di fare tutto il Mondo 3 la prossima volta. Ad ogni modo, in descrizione come sempre trovate tutti quanti i link utili per seguirmi dove vi pare, se vi va. E ci vediamo, ovviamente, al prossimo video. Ciao!